perché ha vinto un Golden Globe, vuoi perché è stata finalmente nominata agli Oscar, Isabelle Huppert è stata una delle attrici più chiacchierate dell'intero 2016. Non che lei abbia bisogno di essere scoperta o riscoperta, dato che è considerata non solo in Francia e non solo nel circuito festivaliero, ma anche da attrici hollywoodiane, come per esempio Jessica Chastain, come la più grande attrice vivente fra le francesi e francofone, e non solo. Sicuramente, quindi, stiamo parlando di un'interprete di grandissimo spessore e rilievo che ha nel suo parterre di interpretazioni almeno due o tre ruoli assolutamente storici e iconici, su tutti quello della pianista. L'anno scorso con Elle ha aggiunto un ruolo altrettanto forte e altrettanto memorabile, tanto da riuscire a mettere un po' in ombra un'altra sua grande interpretazione di quell'annata, che però non era passata come Elle a Cannes, bensì alla Berlinale, dove è valsa alla regista del film l'Orso d'Oro alla regia. Stiamo parlando di The Things to Come, in italiano Le cose che verranno, il nuovo film di Mia Hansen Love, questa 36enne regista francese molto festivaliera e molto artistica, ma anche molto interessante da scoprire, che arriva questa settimana nelle nostre sale e che vede per assoluta protagonista ancora una volta Isabelle Huppert, per cui il ruolo è stato specificamente scritto. In quest'ultimo periodo è raro che Isabelle Huppert esca dalla sua comfort zone di donne forti, donne cazzute. Però il ruolo che si è presa in Le cose che verranno, per alcuni versi, è diametralmente opposto a quella che l'ha rilanciata, se ce ne fosse mai stato bisogno, con Elle. La sua vita, la sua quotidianità è vista così da vicino e senza apparente intervento di una costruzione cinematografica. È il classico film in cui per gran parte della pellicola sembra non succedere niente, sembrano venir proposti momenti privi di specifica rilevanza. Ecco, noi vediamo tutto questo così da vicino che è impossibile, pur essendo lei una donna forte, non intravederne, scorgerne, infine analizzarne le debolezze e le fragilità, anche perché il film la coglie in un momento molto particolare e piuttosto raro per una protagonista di questa fascia di età. Stiamo parlando di una persona adulta che comincia a intravedere la pensione, che si è costruita la sua vita quotidiana, tranquilla e soprattutto molto organizzata in vista appunto della vecchiaia. Solo che a un certo punto tutto lentamente, tassello dopo tassello, tutte le certezze si incrinano e lei si ritrova costretta a ricostruire la sua vita o a rivedere il suo futuro, a dover dire improvvisamente addio a persone, cose, luoghi che ormai dava per scontati, dava ormai per parte della propria esistenza e da cui invece è costretta silenziosamente, emotivamente, tristemente a separarsi. Ci rendiamo conto che il personaggio di Isabelle Huppert è anche una summa di occasioni che lei intuisce che ci siano, ma decide di ignorare o di rimandare, soprattutto a livello emotivo e affettivo, per paura di venire ancora una volta ferita dopo che le certezze costruite in una vita le sono crollate addosso. Sicuramente stiamo parlando di un film tipicamente autoriale, festivaliero, artistico, comunque ha un certo ritmo perché continuano a succedere le cose, però appunto è un tentativo mimetico quasi perfetto di rendere man mano per lo spettatore evidente, ma non per la protagonista, quanto di fondo le cose che verranno sono ad ogni momento della nostra vita, ad ogni giorno davanti a noi, perché anche in episodi apparentemente banali della vita della protagonista, anche in alcuni incontri, alcuni ritorni, alcuni momenti che vive in casa o sul lavoro, c'è la netta sensazione che nell'aria ci sia la possibilità di fare un grosso cambiamento, prendere una grossa decisione e stravolgere per sempre una vita che, comunque vi ho già detto, è già andata a incrinarsi. Prima ora assistiamo a delle scene e diciamo: ok, l'Au-pair è brava, però boh, in questo film non è che succeda neanche. Seconda parte del film, quando
lentamente siamo entrati sotto la pelle del personaggio e vivendone la quotidianità cominciamo a capirne i grandi drammi inespressi che nemmeno lei capisce, le occasioni perdute, quei momenti, quegli sguardi, quei silenzi protratti tra vari personaggi, quei tentativi di riallacciare rapporti familiari, maritali o di aprirne altre nuove possibilità, ecco, tragedia interiore e anche un po' maschera di pianto. Certo, non è un film per tutti perché appunto stiamo parlando comunque di un prodotto molto autoriale, però è molto inconsueto anche perché raramente una donna di questa età è protagonista con una storia di questo tipo che non viri immediatamente nella tragedia, che non sia immediatamente la donna abbandonata che si vede la vita crollarle addosso, piange, piange, piange da morire. Qui Isabelle Huppert, se non ricordo male, perché l'ho visto qualche tempo fa in proiezione, non piange nemmeno. E si sente, secondo me, che Lancelot fa un ragionamento da figlia che ripensa alla figura della madre così diversa da lei nel suo modo di porsi, nelle sue maniere, nelle sue regole, nei suoi codici, ma che alla sua età comincia a comprendere anche se non ne abbraccia completamente le scelte. Personalmente, poi ho amato moltissimo il finale che è, diciamo, l'ultima di una serie di scene in cui appunto tu percepisci questa tensione emotiva, affettiva, erotica, chiamatela come volete, strabordante, e sei lì che veramente ti disperi perché capisci che questa povera donna o non la percepisci perché ci ha avuto delle sfighe epocali nell'ultimo periodo, o in maniera sacrosanta e più che condivisibile è spaventata a lanciarsi così nel vuoto. Quindi, se siete degli appassionati del cinema francese, di quei racconti molto calati nel quotidiano, apparentemente rarefatti, ma veramente densi e pregni di vita, di Isabelle Huppert, il film è decisamente imperdibile. Mentre se cercate qualcosa di più canonico e anche di meno sottilmente angosciante, magari no. Sicuramente è stata insieme a Elle la grande interpretazione dell'Au Pair del 2016 e vedremo tra le cose che verranno se ne troveremo altre altrettanto belle. Conoscendo l'Au Pair non è da escludere. E qui si conclude la mia recensione di Le cose che verranno. Al solito, se vi è stata utile, se volete aiutare altri appassionati di cinema a trovarla, lasciate un mi piace oppure iscrivetevi al canale, anche perché vi posso già anticipare che o lunedì o martedì arriverà la recensione di un film molto, molto atteso tra quelli in uscita la prossima settimana. A presto!